Ieri, nella sala consiliare del comune di Castelmella, in piazza Unità d'Italia, l'assessore alla sicurezza, protezione civile e immigrazione di Regione Lombardia, Simona Bordonali, e il sindaco di Castelmella, Giorgio Guarneri, hanno consegnato la decorazione e nastrino di anzianità all'assistente scelto di polizia locale Giancarlo Picchi. Riconoscere l'impegno degli uomini e delle donne della polizia locale. Io ringrazio il sindaco Guarneri che ha voluto dare questo riconoscimento perché non è scontato, ma è dovuto riconoscere chi si occupa del territorio, chi si occupa dei cittadini, chi spesso rischia anche e mette la propria vita al servizio del proprio territorio. Quindi il riconoscimento oggi è solo un passaggio rispetto a quello che deve essere il riconoscimento maggiore per le polizie locali, ovvero la riforma della legge nazionale. Noi in regione abbiamo lavorato insieme agli uomini, alle donne, ai comandanti della polizia locale, alle associazioni, ai sindacati e abbiamo già pronta una legge di riforma di polizia locale. Verrà presentata dalle varie regioni che hanno aderito, ma se avrò la possibilità, come sembra, di andare a Roma, sarà la mia prima proposta di legge nazionale. No, devo dire che nella sua carriera, per questo è un Oscar alla carriera, diciamo. Dopo tot anni che un agente scelto fa parte della comunità viene premiato. Però bisogna dire che Picchi in questo periodo si è preso sulle spalle un'attività molto importante, che è quella dell'ufficio di polizia locale, che era stato per un periodo sguarnito perché abbiamo avuto degli spostamenti. Questo suo impegno è stato al culmine di questa sua carriera e perciò ci sembrava giusto come amministratori e insieme alla Simona premiare questa sua volontà, perché come dicevo benissimo io prima, noi facciamo bella figura solo se loro ci fanno far bella figura, perché noi amministratori facciamo bella figura se abbiamo dei collaboratori, non dei dipendenti, ma dei collaboratori che ci aiutano e in questo caso Picchi è stato uno di quelli. Allora, il conferimento del nastrino di anzianità dei 16 anni è stato istituito dalla Regione Lombardia con un'apposita normativa. È giusto che chi sovrintende un ufficio segnali all'amministrazione i propri collaboratori quando è giusto che debba essere fatto, come in questo caso. Ma oltre alla mera segnalazione, diciamo, d'ufficio doverosa, è stata fatta anche per quello che hanno fatto durante il periodo che ha preceduto il mio arrivo in questo servizio, che sia lui che l'altra collega che non c'è oggi per motivi personali hanno portato avanti il servizio, uno per la parte esterna, l'assistente scelto Picchi e invece l'assistente Taglietti per quanto riguarda la parte interna del lavoro. Sì, è stata una cosa in attesa, molto gradita, sono rimasto senza parole anche perché non me l'aspettavo, insomma. Mi sono svegliato normalmente stamattina, sono arrivato al lavoro e solo lì ho scoperto questa bella cosa, questo sì, sicuramente ci saranno propositi, andremo avanti a lavorare come abbiamo sempre fatto, ecco, migliorando comunque tutto il nostro lavoro anche per il 2018 e andando avanti così.